Chi vuole altro caffè? La cucina sta chiudendo. Non ci ammorbiamo con la caffeina, noi, grazie tante. Ah, no? No, noi no. Lo sai che la caffeina scatena una grave forma di delirio? Un delirio? Una forma gravissima. Ah, ecco cos'è. Ora si spiega tutto. Delirio. Ehi. Che tipo? Oh, ma tu non sei Bill Murray? Questo è Bill... Tu sei Bill Murray? Sì, sono Bill Murray, però... Non ditelo troppo in giro, per favore. È proprio Bill Murray. Guarda, guarda. Che rimanga fra noi. Va bene. Fra voi due c'è un legame. Siamo parenti prossimi, cugini. Sì, non mi prendere per il culo, io vi conosco. Voi siete due provocatori. 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 Del Wu-Tang Clan. Bravo, del Wu-Tang Clan. Tu sei Gisa, il genio. Giusto. E tu sei Risa. Altrimenti detto? Bobby Digital. Questo se ne intende di hip hop, eh? Sa tutto di hip hop. E tu sei Bill Murray. Bill ricomincia da capo, incula fantasmi, Murray. Sì. Ti chiamano spesso così? Lo so chi sono, ma non ditelo troppo forte. Come sarebbe non ditelo troppo forte, Bill Murray? Qui c'è un via vai continuo. Ti riconoscerebbe anche un cieco. Sì, a meno che non te ne vai in giro con una maschera. Ce l'ho una maschera, in un certo senso. Alla faccia, sei messo male. Un caffè indipendente. È uno dei peggiori, direi. Sì, sì, ma non diciamolo troppo in giro, eh. Evviva. Lo sai, prima di smettere, lo tracannavo ogni sera. Ogni sera che Dio mandava in terra, fino all'ora di andare a dormire. Mi accelerava i sogni, sai, tipo... Hai presente Indianapolis, quando montano le telecamere sulle auto da corsa? I sogni... Così facevano i miei sogni. Schizzavano, come sei? Che stupido. Sì, è stupido, altro che... Grande, grande. Conosco uno che congela il caffè, ci infila uno stecchino e si ritrova fatto un bel ghiacciolo, un ghiacciolo al caffè. Caffeina da passeggio. Salute! Non è un bel sentire, Bill Murray. Non è influenza, credo che sia tosse del fumatore. È quello che stavo dicendo, Bill Murray. La nicotina interagisce col sistema nervoso centrale e anche con l'apparato respiratorio. In pratica, già a dosi molto ridotte, provoca la paralisi. Davvero? Credimi sulla parola. È dimostrato che appena 50 mg ti portano alla morte nel giro di pochi minuti. Quanta ce n'è in una sigaretta? 3 mg. Poi lo sapevi che la nicotina si usa anche come insetticida, contro i pidocchi. Se uccide i pidocchi non è tanto male. Tu sei un pidocchio, Bill Murray. Parli proprio come il mio dottore, tu. Lui è un dottore, infatti. Per la precisione, uno specialista in medicina alternativa. Nel senso che è alternativa a questo pianeta. Beh, fatemi un favore, volete? Non raccontate in giro che mi avete visto qui. No. Fidati di noi, Bill Murray. Che c'è, Bill Murray? Ti nascondi, scappi da qualcosa? Sì, più o meno. Si può dire così, anche se inizio a pensare che sia delirio. In forma grave. Grave, grave. Beh, se sei in fuga, ho qui qualcosina che può esserti utile. Ecco, tieni. Usa quello che ti pare. Oh, però... Vai tranquillo, ti renderà invisibile. C'è della bellissima roba, non dovevi, è stupendo. Tutto per te, Bill. Goditela. Grazie. Figurati. Grazie, l'apprezzo molto, è stupendo. Stupendo. Dottore, che faccio per questa tosse? Sì, ci stavo giusto pensando. Ascolta bene. Devi prendere un po' d'acqua ossigenata. Ce n'è di là, per le ferite, se ti tagli. Quindi mescoli metà acqua ossigenata e metà del rubinetto. E ti fai un gargarismo. Non mandarla giù. Devi sputarla, non mandarla giù, Bill Murray. E se non funziona, prova con l'acido. Ho anche quello nel bagno. Grazie. Non c'è di che, grande. Grazie, ci provo subito. Hai visto che tipo? Non credo. Grande, grande, grande William, incula fantasmi, Murray. Pazzesco.